benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Giordana e questo è un nuovo video. Come avrete visto dal titolo qui sotto, oggi facciamo l'unboxing dei regali di compleanno che mi sono stati fatti dai miei migliori amici. E sono troppo felice, ho deciso di dedicare loro uno spazio a parte che non fosse nell'unboxing dei regali di compleanno dei miei amici di Bookstagram, perché loro per me hanno un posticino speciale nel mio cuoricino e volevo quindi dedicargli un video a parte. Sì, ho la maglia di Shawn Mendes, però dettagli. E sì, come vedete dietro di me ho cambiato inquadratura e credo che questa sarà la definitiva. Non registro più da seduta, registro da in piedi, così mi posso muovere e ballare meglio. E credo che questa sia il background definitivo, perché è quello che fondamentalmente mi piace di più, è più ordinato, più pulito, molto più pulito di quello che ho usato negli ultimi due video, che riguardandoli facevo davvero schifo. E allo stesso tempo mi permette comunque di avere bene in vista i libri dietro di me, anche avendo una visuale più ristretta della mia libreria. Allora, faccio prima l'unboxing dei regali della mia migliore amica, Luana, che tra l'altro ho unboxato qualche giorno fa. Quindi se mi vedete con la maglia diversa è per questo, ma non preoccupatevi. E comunque, tutto a posto. Questo paccone Amazon che contiene secondo me un po' di libri, io però non ho fatto nessun ordine, quindi non so cosa sia, credo sia un regalo di compleanno a questo punto. Ora lo apriamo e mi spaventa, perché mi sa che qualcuno che ha speso un po' di soldini, quindi lo scopriamo insieme. Porca di quella vacca. Allora, caccio prima tutti i libri che ci sono qui dentro e poi caccio il bigliettino, così scopriamo alla fine chi è stato. Non voglio saperlo in anteprima. Allora, il primo libro che vedo è Ci vediamo domani se non piove di Joan Bonny. Raga, scusate, ma io sono così sconcertata perché non capisco chi sia e quindi mi vengono i complessi. Comunque, Joan Bonny, che adoro e volevo tipo troppissimo tempo, quindi chiunque tu sia, perché lo scoprirò alla fine giusto per morire di più di ansia, grazie, ti amo. E ovviamente un Newton Compton, un romance che volevo troppissimo, dovrebbe essere, che io sappia, anche un chick lit stile Felicia Kingsley Paola Chiozza, quindi dovrebbe essere molto molto carino. Poi sono usciti tre volumi della stessa saga, che sono il primo volume delle Sfide di Apollo, il secondo volume delle Sfide di Apollo e il terzo volume delle Sfide di Apollo, che sono stupendi. Eccoli, ora ve li faccio vedere, fanno parte della saga abnorme di Rick Riordan di Percy Jackson, ovviamente. Io ho tutta la saga di Percy Jackson, tutta la saga degli eroi dell'Olimpo, questi tre non li avevo ancora e mi sa anche che sono più alti della saga che ho io di Percy, ma non fa niente. e sono un amore, sono bellissimi. Il primo è Le sfide di Apollo, la profezia oscura. Il secondo è Le sfide di Apollo, il labirinto di fuoco. E il terzo è Le sfide di Apollo, l'oracolo nascosto. E adesso è il momento di scoprire di chi è, anche se io ho una vaga idea di chi possa essere. E penso che ammazzerò questa persona. Ecco, infatti, lo sapevo, sei una pazza, hai speso un botto di soldi. Madò, io ti odio. Allora, è la mia migliore amica. Happy birthday My Little Chop, perché noi ci chiamiamo Chip e Chop. Quest'anno non possiamo festeggiare insieme, ma ricordati che I love you so much. Non mi fa scrivere molto qui, ma spero di recuperare più presto da una tipa strana di volo. Grazie, ti amo. Allora, hai speso un botto di soldi e ti odio per questo. Ti ammazzerò appena ti vedo invece di abbracciarti, ti strangolo. Però sono felice perché sono tanti libri che sono anche messi tutti male, storti. Ti sono troppo felice, grazie. Però non dovevi, cioè hai speso veramente un botto di soldi. Sei una pazza, una furiosa pazza. Però ti amo, quindi grazie. Questo tra l'altro credo che lo leggerò subito, perché sapete che io d'estate leggo molto romance perché è più leggero in sessione, mi dà più vibes estive, più
Quindi questo penso che lo leggerò subito e questi li leggerò appena avrò letto Il Re dell'Olimpo, perché se non leggo quelli questi non capiscono mazza. Però ce li ho, quindi giù, devi leggere. Ti amo Lu, ti amo, grazie. Adesso, dopo che vi ho fatto vedere questi libri meravigliosi, direi che è il momento di fare invece l'unboxing live, live tra virgolette, del regalo che mi è arrivato oggi dal mio migliore amico, che è Luca. E ora lo facciamo insieme. Allora, il pacco è questo qui, è pesantino e Luca mi ha detto che ci sono due cose dentro. O che comunque se non sono due ne deve arrivare una seconda. Io credo che siano due perché comunque il pacco è abbastanza spesso. Quindi credo che siano due cose. Ma ora vediamo insieme cosa esce. Sì, sono due. No, vabbè, ha fatto anche la confezione regalo, ma sei pazzo? Quanti anni di soldi hai speso? Allora, sono due pacchettini più, oh, devono avere un appoggio vicino a me. Questo che cos'è? Amazon, qualcosa di Amazon. Ora apriamo tutto. Allora, nella busta di Amazon che ho aperto c'è il messaggio che dice: goditi il tuo regalo, ti voglio bene con affetto, Luchino. Grazie Luchino, io questo lo metto dentro al regalo ovviamente, che ora apriamo. Allora, quando io dico che il mio migliore amico è un pazzo, non scherzo, perché c'era bisogno, non c'era bisogno della confezione regalo Luca, però grazie, ti amo. Adesso che abbiamo finito di dire cretinate, apriamo il primo. Da quello che sento, credo sia copertina flessibile, però ora vediamo. Raga, non lo voglio aprire, vi giuro, è troppo bello, mi fa tenerezza anche aprirlo. Va bene, il bigliettino che c'è qui c'è scritto: goditi il tuo regalo, Luca. Grazie Luca, sei stato anche troppo buono. Ci voleva la quarantena per farti diventare buono. Allora, apriamo. Io lo conosco. No, vabbè. Ho capito e quindi di conseguenza credo di aver capito anche quale sia l'altro. Allora, mi ha regalato Hunger Games. L'edizione bellissima di Hunger Games, la nuova di Oscar Bolt, che io adoro. Oddio, impazzisco. Questo dovrebbe essere il primo. È bellissimo, raga. Allora, questo è il primo volume di Hunger Games di Oscar Wilde. Come sapete, io ho venduto, sto vendendo in realtà perché mi mancano ancora il primo e il secondo volume ho di Hunger Games da vendere nella vecchia edizione inflessibile. Quindi, se qualcuno la vuole, contattatemi qui o su Instagram, ve la mando. Comunque, questo è il primo volume di Hunger Games. Io appunto stavo vendendo la vecchia edizione perché volevo questa qui nuova di Oscar Wilde, che secondo me è meravigliosa, è veramente qualcosa di stupendo. Ovviamente ho già letto Hunger Games, però da collezionista volevo queste nuove versioni. Anche se credo che lo rileggerò, perché io ho letto Hunger Games quando avevo tipo 15 anni, 14 anni, ero alle medie comunque. Infatti ricordo pochissimo e appena un secondo di tempo voglio rileggerlo. Però, mio Dio, adoro, grazie. Ora apriamo questo, che sarà sicuramente il secondo volume, credo. Credo sia la cosa più logica, però dato che Luca è un po' stupido, diciamo che non mi aspetto niente, potrebbe anche non essere il secondo volume, ma qualsiasi cosa. Se è il secondo volume, adesso devo affrettarmi a comprare il terzo, perché ora il primo e il secondo, che faccio, non prendo il terzo? E infatti è il secondo, mi sa. Perché ho visto il marchio di Oscar Wilde. Sì! Adoro! La ragazza di fuoco. Hunger Games. Oscar Wilde. Raga, è bellissimo, è bellissimo. A parte che Oscar Wilde fa sempre delle edizioni da Dio, veramente. Sono bellissime. Non dovevi, sono troppo felice, ma non dovevi. Ora devo comprare il terzo, però. Perché ho due libri, non posso non avere il terzo. La mia mania del collezionismo non ha limiti. Ecco quindi il primo e il secondo volume della saga di Hunger Games nella nuova versione edita Oscar Wilde. Non ho capito perché il primo ha la copertina lucida e il secondo opaca.
Ha solo alcuni dettagli in lucido al secondo, mentre il primo è completamente in lucido anche la costina. Invece la costina della ragazza di fuoco è opaca, però vabbè, non fa niente, sarà una scelta stilistica che ha fatto l'Oscar Wilde e noi apprezziamo perché apprezzo sempre. Quindi grazie a Luca perché wow, cioè sono stupende. E grazie come sempre a Marco Alfonso di Oscar Wilde per creare delle cose così belle. Cioè io adoro, ormai il mio mondo è fatto di Oscar Wilde e Mondadori. Basta. Comunque sono troppo felice, quindi grazie. Adoro. E a questo punto vado su Amazon e mi vado a comprare il terzo. Bene, quindi questo video finisce qui. Grazie a tutti per essere stati con me. Spero che vi siate divertiti, che i libri che vi ho mostrato oggi vi siano piaciuti. Ora devo capire dove mettere Hunger Games esattamente, perché questa è la zona di libri di quando ero piccola, quindi Shadowhunters, Percy Jackson, per cui credo che Hunger Games lo metterò da qualche parte, forse lo metto qui vicino a Twilight, questi girati sono Twilight, e oppure, boh, non lo so. Ora vedrò, comunque adoro. Beh, quindi questo era il video di oggi. Come dicevo prima, spero che vi siate divertiti insieme a me, spero che abbiate passato un buon momento guardando questo video. Io vi ringrazio per essere stati con me, come al solito vi ricordo di mettere un pollice in su se il video vi è piaciuto, di commentare qui sotto. Fatemi sapere se avete letto o comprato qualcuno di questi libri e se sì, eventualmente che cosa ne pensate. Condividete questo video con tutti i vostri parenti, cugini, amici, cani, gatti, topi, elefanti, coccodrilli e anche l'aquila reale. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e attivate la campanellina per ricevere tutte le notifiche ai miei nuovi video. E noi ci vediamo al prossimo video.